Quello che mi ha fortemente segnato è stato il lungo tempo di attesa, perché non era difficile da prevedere, per quello che mi riguardava intimamente, la soluzione della trama investigativa con una sentenza assolutoria. Mi viene da pensare che la necessità di una rivisitazione sia delle funzioni della magistratura, in particolar modo ciò che ci impegnerà il 12 giugno con il referendum, sia quelle che sono le ansie di giustizia, quella vera che provengono dalla gente, debbono trovare la giusta sintesi in un ordinamento nuovo, in un nuovo equilibrio che sia istituzionale, ma che non vada a tenere conto di patti o transazioni tra forze politiche. Noi, come cittadini, in questo caso io come cittadino, siamo la parte decisiva di una lite che a volte supera anche i confini temporali prevedibili, che portano sino all'esasperazione. Soltanto una grande fede, una grande fiducia in certa magistratura ci aiuta a superare questi limiti. Dopo la pronuncia della sentenza si è sentito come? Ma guardi, non le nascondo che il primo pensiero è stato a mio padre, che ha sempre sperato in me di avere un figlio capace di fare cose positive. E di rimando a mio figlio, al quale ho consegnato una speranza nuova, quella cioè di avere fiducia nella giustizia e soprattutto di ritenere che il padre non sia la persona che per lungo tempo è stata descritta da certa magistratura e da certa stampa.